Saluto a tutti, oggi andremo a verniciare un casco con le vernici camaleontiche. Vi faccio vedere come passare da questo a così. I passaggi sono brevi, cominciamo subito a lavorare. L'andiamo a fare nero con una bomboletta di nero opaco. Vediamo se il lavoro viene bene uguale. Per prima cosa andiamo a carteggiare il vecchio casco. Io inizierò con una 320, ovviamente perché è molto rovinato. Nel caso in cui sia meno rovinato si può procedere con carte meno abrasive, insomma. Siccome l'adesivo è sotto il trasparente, se io riesco a spianare, renderlo liscio senza dover rimuovere l'adesivo, vuol dire che sopra c'è ancora trasparente e si può sovraverniciare tranquillamente. Infatti è perfettamente liscio, lo lascio così. Invece questo lo bisogna rimuoverlo, prendo una lametta e lo rimuovo. Oh, se ci fosse rimasta colla va levata con del solvente o spianandola. Una volta fatto liscio con la 320 andiamo di 400 e poi 600 per finire. Questa gomma è incollata fortemente, vedete, io ho provato a rimuoverla ma si rompe, quindi la incarterò, meglio incartata ma sana piuttosto che rotta, per evitare di fare danni. Se si sporca poi eventualmente la pulisco. Ok, fatto, incarto e vernicio. Passo l'antisilicone prima di incartare, perché così mi porta via un bel po' di polvere. Va bene anche dell'alcol, uno sgrassante a base alcolica, che evapori presto. Andrò a usare una bomboletta della Duplicolor, nero opaco. Partiamo con delle mani leggere, vedete, non copro completamente. E poi una mano piena. Ok, coprite bene tutto e aspettiamo che asciughi. Prima di applicare il camaleontico andiamo a dare una leggera abrasione con una Scotch Brite o con una 800. Andremo a dare questo prodotto camaleontico, chiamato anche Nebula, con la pistolina questa da ritocco, con il prodotto tutto chiuso, girato di mezzo giro, il ventaglio tutto aperto, quindi svitato al massimo, e vado a spruzzare con un compressorino da 25 litri. Bisogna applicare più strati, più passaggi sottili fino a coprire completamente il nero. Completamente coperto, rimetto quello che avanza dentro la boccetta perché essendo monocomponente lo posso riutilizzare e vado a preparare il trasparente, perché si può subito coprire con il trasparente e comunque va fatto entro mezz'ora. Allora darò anche il trasparente con questa, vedete, l'ho preparato in pistola, ovviamente l'ho diluito un po' di più, questo non andava diluito, l'ho fatto invece al 20% per fare praticamente uno strato un po' più sottile, perché l'ugello è da 1, quindi farò due mani. La prima di adesione, ovviamente l'aria tutta aperta, regolata al compressore a 2,5 bar, tutto aperto anche il ventaglio e tutto svitato di 2,5 giri anche l'erogazione del prodotto, vedete?
Ok, comincio a dare una manina leggera di adesione, così. Aspetto, diciamo, 2 minutini e poi do la prima mano piena. È velocissimo, aspetto 10 minuti e do subito una seconda mano. Vedete, la buccia già è perfetta, estesa, che se faccio strati sottili, bagnati, si stende bene, non c'è problema, non cola e viene perfetto. 10 minuti, seconda mano. Adesso ve lo faccio vedere bagnato al sole, ma è già comunque bellissimo. Poi lo vediamo anche all'ombra, perché dice che questo colore dà il meglio di sé sotto i neon. Guardate che riflessi spettacolari, aragosta, verde, giallo, un verde smeraldo metallizzatissimo. È proprio bello. Lo lascio asciugare al sole. Eccolo, effettivamente sotto le lampade al neon dal meglio di sé, vedete tutte le sfumature che ci sono, dal verde all'aragosta, al celeste chiaro, al blu. Dal video non so quanto possa rendere, ma dal vivo sono veramente tante le sfumature. Ecco qua, lavoro terminato, vedete? Abbiamo fatto una serie di foto e di filmati per farvelo vedere alla luce, al buio, al sole. I riflessi sono spettacolari, questo è chiamato camaleonte extreme, cioè estremo, perché effettivamente le tonalità che ci sono su questo tipo di colore passano dall'azzurro al verde, al giallo, all'arancione. Veramente tanti cambiamenti. Ovviamente a seconda se è a luce piena, se è al neon, se è colpito da un tipo differente di illuminazione, fa il suo effetto. Comunque è stupendo, l'ho messo vicino alla moto, sarà sicuramente abbinato, anche se non per colore, quantomeno per eccentricità. Il lavoro che abbiamo fatto è molto veloce, basta dare una leggera abrasione sul pezzo che dobbiamo riverniciare. In questo caso stava bene, quindi niente stucchi, niente fondo, niente. Spianata leggera con 320, 400 e 600 per levare qualche graffio e poi una base nera. In questo caso ho voluto dare un nero opaco a bomboletta che avevo io a casa per vedere se effettivamente era una questione di prodotti oppure di colore. Infatti è venuto perfetto e quindi l'importante è che sia un bel nero opaco, che sia coperta bene la superficie, che sia satinata bene e poi dopo sopra date il vostro camaleonte. Io l'ho applicato con la pistoletta da ritocco con l'ugello da 1 mm e ci ho dato anche il trasparente. Quando sono particolari abbastanza piccoli, abbastanza contenuti, come può essere un casco, un pezzo di una moto o uno specchietto di un'auto, si può usare quella pistola sia per dare la base che per dare il trasparente. Siccome il ventaglio è limitato e anche la quantità di prodotto, ho leggermente diluito un po' di più il trasparente, ma il risultato è venuto perfetto, vedete? Non c'è buccia assolutamente, bello lucido. Come avete visto mentre lo spruzzavo, il trasparente amplifica poi la particolarità di questo prodotto, che esiste anche a bomboletta, quindi potete fare tutti questi passaggi anche con le bombolette e poi un trasparente qualunque bicomponente che esiste anche a bomboletta, quindi volendo potete fare tutto il ciclo con le bombolette. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial.